La criminalità minorile dilaga sempre più in Campania, baby gang armate di coltello che vanno fermate prima che si formino i camorristi di domani. A lanciare l'allarme durante la presentazione annuale 2021 sul sistema detentivo della provincia di Salerno è il garante dei detenuti campani, Samuele Ciambriello. L'anno scorso Covid in tutta Italia, 13.611 minori. Presi, fermati, accompagnati dai genitori, portati in comunità, portati nelle carceri minorili, affidati ai servizi sociali. Di questi 6.500 erano campani, cioè il 46,7% dei minori. Se non interveniamo subito, questi minori diventeranno altro che paranza dei bambini. La paranza è la manovalanza della camorra di domani. Una deriva preoccupante che va placata al più presto. C'è una difficoltà, io dico, di natura culturale, perché recentemente noi stiamo assistendo ad una crescita esponenziale della violenza da parte dei minori. Questo in parte è anche effetto della pandemia. Bisogna recuperare proprio su questo terreno, facendo delle attività che consentano ai ragazzi una socializzazione, io dico, reale. Insieme, io ritengo, alla necessità di alcuni interventi di natura legislativa, in materia soprattutto di porto di coltelli. Oggi i ragazzi camminano tutti con un coltello in tasca e le norme attualmente vigenti non consentono alle forze dell'ordine e a noi di conseguenza di poter fare granché.